Parliamo di meteoropatia, è quella cosa che ogni tanto diciamo, no? Ah, mi sento meteoropatico, ho cambiato il tempo, cambio anch'io come umore. Sì, è vero, indubbiamente il fatto di avere un tempo migliore o peggiore influisce anche sul nostro stato d'animo, però non possiamo essere così precisi nel decidere che quella giornata sarà bella o sarà brutta a seconda del tempo. Ci sono però delle persone che effettivamente sono meteoropatiche, cioè vi dico che per darvi dei numeri, ad esempio per quello che riguarda la depressione, in psichiatria la meteoropatia è definita disturbo affettivo stagionale e guardando appunto, se andate a vedere il mio articolo, ci sono delle percentuali, ad esempio, le donne hanno più tendenza ad esserlo degli uomini, quindi il fatto di essere danneggiate da questo tipo di situazioni ci porta anche ad avere magari tutti quei disturbi che a noi donne succedono anche perché siamo cicliche. Il ciclo delle mestruazioni, la menopausa, ci può portare a diventare meteoropatiche e quindi ad avere quei disturbi che sono il malumore, il mal di testa, il non avere voglia di fare niente e che dobbiamo portare alla positività, a reagire a questo stato di cose. E questo lo possiamo fare cercando di non pensare troppo al fatto che magari quel giorno ci sentiamo così, ma che dobbiamo cercare di cambiare quella situazione e di portarla in positivo e quindi di fare qualche cosa che ci possa piacere, che ci possa dare gioia e non continuare a pensare al fatto che no, oggi sono così e sarò così per forza per tutta la giornata.